Non ce l'ha fatta, nonostante il tentativo dell'equipe sanitaria dell'ospedale Guzzardi di Vittoria di sottoporla ad intervento chirurgico. La professoressa Giovanna Nobile, 53 anni, insegnante di religione all'Istituto Comprensivo Pappalardo di Vittoria. Poco dopo mezzogiorno la donna è deceduta. Alle 11 di stamani all'interno del plesso scolastico si è consumata la follia omicida di Salvatore Lopresti, bidello di 69 anni che tra pochissimo tempo sarebbe andato in pensione. L'uomo avrebbe esploso contro la poveretta 4 colpi di pistola calibro 7,65, due dei quali l'hanno raggiunta al torace. In particolare uno l'ha colpita all'addome, spappolandole il fegato. Il decesso avvenuto poco dopo mezzogiorno sarebbe sopraggiunto per emorragia fulminante proprio nella zona addominale. Pare che il tutto sia avvenuto all'interno della scuola quando erano in corso gli scrutini del corpo docente per gli alunni della scuola elementare. Eravamo appena usciti dai percorsi di legalità con i ragazzi delle scuole e avevamo detto tutti insieme che le scuole, le aule scolastiche devono essere luoghi di serenità e di legalità. E ci troviamo alle prese con questo avvenimento angosciante, incredibile. Ci arrivai proprio troppo male perché l'ho sentita da mia figlia. E sono venuta qui, ho saputo la brutta notizia. Lei conosceva la signora? Sì, da piccola, almeno aveva 40 anni. Sì, la conosco personalmente. E veramente sono sconvolta perché è l'insegnante di mia figlia e non posso credere che sia successo questo. Che dire, una persona meravigliosa, i ragazzi l'adoravano. Soprattutto perché i ragazzi si trovavano a scuola che facevano gli esami. E meno male che diciamo, questa cosa è successa in segreteria e se fosse successa in una classe, cioè almeno allora non siamo più sicuri di mandare i figli a scuola. Da indiscrezioni non confermate dagli investigatori giunti sul posto, pare che il bidello sia stato fermato a un certo punto da un altro collega allarmato dal rumore dell'arma da fuoco. Fermato sarebbe stato sottoposto ad accertamenti da parte degli agenti e degli uomini della squadra mobile su disposizione del sostituto procuratore Federica Messina e con il coordinamento del procuratore capo Carmelo Petralia. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire le fasi della tragedia consumata questa mattina. Al momento non si conoscerebbero le motivazioni che ci sarebbero alla base dell'insano gesto.